Ben ritrovati, un saluto a voi tutti. Liberamente parliamone in diretta a partire dalle 12:45 da lunedì al venerdì. Vi ringraziamo di essere collegati con la nostra emittente televisiva Telemaig, digitando il 79 del vostro telecomando, vi collegate con noi. Per poter partecipare in studio, quindi in diretta a questo programma, potete telefonare al 351-931-9265. Lo stesso numero telefonico è abilitato a ricevere i vostri messaggi, video, filmati con l'applicazione WhatsApp. Per chi invece preferisce l'indirizzo di posta elettronica, telemaig@libero.it. In onda la nostra programmazione anche sulla pagina Facebook Telemaig o sul canale YouTube Telemaig. Con me in studio Francesco Lopuzzo, ben ritrovato Francesco, Buongiorno e ben ritrovati a voi. collegati con noi Anna Larato e Claudio Maiulli attraverso Skype. Attivate i microfoni, grazie. In apertura di trasmissione ci fa piacere porgere i nostri migliori auguri al neoeletto sindaco di Sant'Eramo in Colle, l'avvocato Vincenzo Casone, che ieri ha affrontato il ballottaggio, il secondo turno. Complimenti sindaco, auguri. Grazie mille e grazie per questa intervista. Grazie a lei di questa sua disponibilità, di aver accolto il nostro invito e quindi di tutto quello che vorrà dire per informare i nostri telespettatori, che sappiamo anche da Sant'Eramo in Colle numerosi. Ed è per questo che in particolare sarà Anna Larato a farle alcune domande per presentare quelle che sono state le sue emozioni durante la campagna elettorale fino a questo secondo turno della sua elezione. A 10 anni da quando lei ricopriva il ruolo di vice sindaco, oggi sindaco, avvocato Casone. Sì, è così, è esattamente così. E sì, io sono molto felice e emozionato in questo momento. Ho qualche ora di sonno, però già da stamattina presto sto ricevendo tantissime attestazioni di affetto, di stima da ogni parte. Questo mi riempie il cuore di gioia, mi dà ulteriore carica nonostante la stanchezza fisica di questo periodo. A Allora, te. la regia non mi informa se Anna è collegata o meno, perché evidentemente c'è qualche problema tecnico. E allora, Anna, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Il sindaco Casone è già all'opera, è già collegato e dimostra che anche la tecnologia non lo spaventa e che quindi attraverso questi mezzi di comunicazione potrà anche veicolare le informazioni necessarie a tutti i cittadini. Naturalmente la nostra emittente televisiva Telemaig sarà a sua disposizione per ogni necessità, perché dove c'è la volontà di una pubblica amministrazione di informare la sua popolazione, noi siamo contentissimi di poter dare il nostro contributo. Insomma, abbiamo entrambi l'istituzione, noi nel ruolo dell'informazione, questo dovere che ci accomuna. Anna Larato, Eccomi qua. a te il sindaco, ecco, la sua disponibilità. Tu hai vissuto, essendo Sant'Ermana, la campagna elettorale, quindi hai seguito gli umori, hai seguito le osservazioni, i diversi movimenti e anche magari qualcosa che non è stata gradita a nessuno in particolare. Però il nostro ruolo è anche scomodo quando bisogna mettere in evidenza qualche aspetto negativo, ma in questo caso approfondiamo quelli buoni, quelli di gioia, quelli che oggi devono essere portati all'attenzione del nostro sindaco di Sant'Eramo, che deve festeggiare
lo avrà fatto già ieri sera, immagino, sindaco, avrà festeggiato ieri sera. Lo hanno festeggiato, Gino. Lo hanno festeggiato. Addirittura con i botti, con i fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio, ne avranno fatti di tutti i colori allora, ma ci sarà qualcuno che al di fuori della politica avrà fatto gli auguri al sindaco e quindi che valgono di più, perché sì, la politica è importante, ma poi ci sono gli affetti, ci sono coloro i quali hanno il cuore che accomuna il sindaco e quindi sono senz'altro più energici quegli auguri, anche perché poi serviranno nel percorso dove qualcuno politicamente potrà evidentemente essere un po' distratto, il cuore delle persone che gli vorranno bene, e quello non è mai distratto, è sempre lì pronto a dare supporto a chi ricopre ruoli istituzionali rilevanti come quella che è la carica di sindaco. È vero, avvocato Casone? Sì, pensavo mi dovesse fare la domanda la signora Larato. Sì. Allora, guarda, io sono sicuramente quello che lei dice è la parte più importante, insomma, secondo me, della vita di un politico, perché gli auguri più calorosi, più sentiti, sono quelli che io ho intercettato in queste ore dalle persone più semplici, dalla gente comune che ieri sera in massa è venuto al comitato, mi ha abbracciato, mi ha preso in braccio, ha brindato, e un grandissimo entusiasmo, un grandissimo affetto che io devo dire ho sempre percepito in tutta la campagna elettorale. Avvertivo questo calore umano, questa simpatia, diciamo, questa stima che onestamente non è solo merito mio personale, ma lo devo dire questo senza timore di smentita, e risale anche all'ottimo ricordo lasciato in questa città dai miei genitori, che sono stati entrambi amministratori, mio padre sindaco per due volte, mia madre vice sindaco. Quando si sono sposati, i miei genitori erano mio padre sindaco e mia madre vice sindaco. Poi purtroppo mio padre è mancato giovanissimo, a 54 anni, quando era presidente della provincia di Bari, e nonostante sia passato tantissimo tempo dalla sua scomparsa, 35 anni, io ho potuto constatare giorno per giorno un ricordo vivissimo nelle persone più anziane, quindi che hanno vissuto direttamente quel periodo. Ma la cosa che mi ha molto sorpreso e mi ha gratificato è che questo buon nome, diciamo, questa capacità di riconoscere delle doti non comuni ad un politico del passato, erano anche delle giovani generazioni che avevano sentito parlare a casa di Casone, e quindi questa mi è stato, diciamo, per me un biglietto da visita straordinario. Naturalmente a questa, diciamo, ottima entratura si accompagna un grande senso di responsabilità da parte mia, perché ci sono molte aspettative, molti problemi importanti da risolvere per Sant'Enimo, perché è un paese che ha bisogno di molte cose. Quindi la mia felicità in questo momento si accompagna comunque a un grande senso di responsabilità che insomma avverto, soprattutto per non deludere, ecco, non deludere, e per cercare di fare un programma, realizzare il programma che abbiamo prospettato più volte, abbiamo spiegato punto per punto, in maniera tale da magari fra 5 anni riproporci alla città per essere giudicati e valutati. Ecco, questo senz'altro. A te il microfono, Anna. Allora, rieccoci qua, perché dopo la lunga notte, quella che è appena trascorsa, dove, come hai descritto nei dettagli, è stato un trionfo perché
Il primo turno, c'erano pochi voti di differenza tra il centro-sinistra e il centro-destra. Diciamo che il sindaco al quale faccio ancora gli auguri, a Vincenzo Casone, per quanto riguarda la sua performance, che è stata veramente non ci si aspettava, diciamocelo chiaramente, ma non per la squadra, per il programma, perché nelle ultime settimane la campagna elettorale, come ho scritto anche sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, si è infiammata non solo per il clima, ma anche per i contenuti. Attacchi personali, molto veleno. Quindi la chiamata alle urne per molti è stato, come dire, una sorpresa, perché tutto sommato si pensava di arrivare veramente al voto contro voto, fatto di pochi numeri. Invece voglio ricordare che si è attestata con un'affluenza, come avevamo scritto, siamo stati anche criticati, io sono stata criticata dall'altra parte perché avevo parlato di astensionismo. Devo constatare che io lo davo un po' come quello del 2017, che si attestò intorno al 58%. Questa volta invece l'astensionismo è stato del 49,4%, quindi abbiamo registrato ancora come dire, cittadini che non vogliono andare a votare per qualsiasi tipo di scelta e per qualsiasi motivo. Si è attestato, dicevo, il candidato sindaco del centro-sinistra Vincenzo Casone a 6.956 voti, tantissimi, 60,82%. Invece la candidata del centro-destra, l'avvocato Michela Nocco, si è fermata a 44,81, 39,18%. Figlio d'arte Vincenzo Casone, figlia d'arte Michela Nocco. Siamo tornati un po' indietro negli anni, anni 80, fine anni 70, quando questi nomi erano ancora presenti. E credo che la lotta era pure, la lotta tra virgolette politica, era sugli stessi nomi, vero, sindaco? Beh sì, i nostri genitori, militando comunque nello stesso partito, nella Democrazia Cristiana, avevano comunque diciamo, posizioni diverse, nel senso anche dal punto di vista delle cosiddette correnti dell'epoca. Le Mio padre, correnti, ecco, era, Morotea, se non sbaglio, io una. dico, il grande centro, Nocco apparteneva alla, diciamo, alla cosiddetta corrente morotea dell'onorevole Sorice, ma dato di fatto che la carriera di mio padre, nonostante diciamo, avesse raggiunto l'alto incarico di presidente della provincia di Bari, poi si è interrotta bruscamente a causa appunto della sua prematura scomparsa. Beh, era inevitabile che questi due mondi si confrontassero, insomma, che diciamo, questi nomi poi conosciuti, molto conosciuti dagli elettori, fossero poi oggetto anche di paragoni, di valutazioni. Io non entro nel merito di questo perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo percorso e quindi naturalmente poi è il cuore degli elettori che decide. Quello che mi è molto dispiaciuto, insomma, dato a cui lei faceva riferimento, è questo avvelenamento della campagna elettorale, avvenuto poi a partire da, diciamo, dai primi comizi per il ballottaggio, dove la candidata ha deciso di forse cambiare, non so se è consigliata in questo modo, non lo so, ma ha deciso, insomma, di non parlare più di programmi, di visione della città, ha deciso di parlare male di me. E quindi questa cosa probabilmente mi ha anche aiutato, perché Ci moltissima sarebbe voluto. gente era piuttosto indignata, diciamo, nell'ascoltare questi comizi interamente incentrati sulla persona del candidato sindaco. Questo la conferma è che la gente
non ama questo tipo di antagonismo fondato sulla rivalità personale, sulla contumelia, sull'offesa. Vuole parlare di sentire parlare di problemi concreti, perché chi non ha il lavoro, chi non riesce a pagare la bolletta, chi non riesce ad avere uno sbocco di qualsiasi tipo o problemi di altro genere, non gradisce che il politico trascorra il tempo dedicato a presentare le soluzioni dei problemi, a inveire contro l'avversario. Quindi questo mi è dispiaciuto moltissimo, perché fino a quel momento più o meno si era mantenuto un certo standard nella competizione. Poi io ad oggi non ho ricevuto, ho ricevuto da stamattina decine e decine di telefonate, da partire dal presidente Emiliano, parlamentari, ma la cosa che come ho detto prima mi ha fatto molto piacere, da comuni cittadini che si complimentavano, erano contenti perché è stata una vittoria di tutti. Non ho ricevuto nessuna telefonata dalla mia avversaria sconfitta, non perché io me l'aspettassi, ma generalmente in queste cose si fa così, certo, per sportività. Certo, sì. Però io stasera, ve lo anticipo, proprio per svelenire questo clima, tenderò una mano, nel senso che dirò che mi piacerebbe creare un clima di pacificazione, e quando ci sono delle questioni su cui la maggioranza e l'opposizione possono fare sintesi per il bene della città, sarò io stesso a farmi promotore di questa sintesi, perché credo che il benessere di una città, dei cittadini, stia a cuore sia la maggioranza che l'opposizione. Quindi io spero comunque in un atteggiamento meno ostile, più collaborativo, che possa comunque dare degli esiti, e spero che questo invito venga accolto. Ecco. La prima campagna elettorale lei sicuramente l'ha fatta da bambino, da piccolo, e poi la rassegna stampa di questa mattina, perché sicuramente insieme a lei ci sarà stato qualche altro sindaco del centro-sinistra, pochi in realtà. Sì, sì, so che in realtà questi ballottaggi, allora premetto questo, il ballottaggio è sempre una partita molto imprevedibile e difficile, che talvolta può sovvertire l'esito del primo turno. Mi dicevano addirittura che a Castellaneta al primo turno il candidato che era vittorioso per soli 9 voti non è riuscito a vincere, e adesso si trova sconfitto. Quindi ci sono scaturiscono delle dinamiche veramente perverse, quindi è una legge anche abbastanza da rivedere probabilmente. So che Sant'Eramo è diventata un po' una punta di diamante in questo panorama, e infatti c'è stata grandissima soddisfazione di tutti gli esponenti più noti del centro-sinistra. Io posso dire due cose fondamentalmente. Come sapete, io sono in campagna elettorale ormai dalla fine del mese di marzo, perché ho fatto prima le primarie e le ho vinte. Poi abbiamo fatto il primo turno, chiaramente prima del primo turno un lavoro enorme sulle liste da fare in pochissimo tempo, mentre l'altra parte ha avuto mesi per fare le liste. Poi questo ballottaggio è quindi una campagna lunghissima, faticosissima, però sempre contraddistinta da una grande coerenza, nel senso che noi siamo partiti con un'aggregazione che includeva 5 liste, che sono peraltro le liste che sono presenti nell'arco regionale che fa riferimento al governo emiliano. Siamo rimasti con 5 liste, nonostante ci sia stata una proposta da parte di D'Ambrosio di un apparentamento formale, ritenendosi egli parte del centro-sinistra, ma in realtà ma questa cosa era decisa sin dal primo momento. Non avevo mai considerato plausibile l'ipotesi di un apparentamento formale, perché a parte che la trovo abbastanza incoerente rispetto a quella che è la prima proposizione che si fa all'elettore, ma poi io penso che se uno si sente di centrosinistra e vuole lavorare su programmi, sui temi, non ha necessità di avere consiglieri o posti in giunta, lo può fare tranquillamente sulla base dei programmi. Quindi se questo mondo vuole starci vicino, e in realtà molti esponenti, anche candidati che erano in quell'area lì, si sono
poi già avvicinati durante la nostra campagna elettorale del ballottaggio, allora naturalmente siamo sempre pronti a dialogare e ad allargare. Devo anche dire un'altra cosa, io ritengo che ci sia stata data anche una grossa mano dal gruppo delle partite IVA, che aveva portato anche un discreto risultato nel primo turno, e penso anche che dalla Galassia 5 Stelle, che nonostante un immediato disimpegno, così come era stato annunciato all'indomani delle elezioni, ci siano arrivati senz'altro molti consensi. Io nel primo turno avevo già conseguito 333 voti di preferenza in più rispetto alla coalizione, mentre la mia sfidante ne perdeva già 611. In questa fase il consenso si è accresciuto moltissimo, e quindi naturalmente è ovvio pensare che, oltre a consolidare il risultato iniziale, siamo riusciti ad intercettare un voto un po' trasversale. Ecco, questa è la grande soddisfazione. Naturalmente io da questo momento, da ieri sera, sono il sindaco di tutti i cittadini, di destra, di centro, di sinistra, non senza distinzioni, quindi le mie porte, le nostre porte saranno sempre aperte per tutti. La prima campagna elettorale? La prima campagna elettorale? Beh, io devo dire, mi ricordo un particolare. Ero bambino e conobbi l'onorevole Forlani al Teatro Petruzzelli, che venne per inaugurare una campagna elettorale delle politiche, che fu l'ultima campagna elettorale della Democrazia Cristiana dopo la caduta del pentapartito. Poi di politici ho avuto la fortuna di conoscerne personalmente tantissimi: Andreotti, Gava, ne ho conosciuti veramente tanti, e ho colto sempre Casini, tantissimi, ma ho colto sempre, io ero sempre interessato da piccolo. La campagna elettorale è una dinamica straordinariamente esaltante da un punto di vista dell'adrenalina che scatena, soprattutto quando si percepisce nell'aria una possibilità di vincerla, insomma, di poter portare a casa il risultato. Però quello che io posso dire di aver fatto, e con me il gruppo e tutti gli amici, che ricordo, io ho dei consiglieri che risultano essere tra i più suffragati in senso assoluto di tutte le liste, non solo della mia coalizione, ma anche delle altre coalizioni presenti, quella di destra, l'altra di centro-sinistra, il 5 Stelle. Quindi cosa ha caratterizzato questa campagna elettorale? Una grande serietà. Una trasparenza totale, sono tutti voti di stima presi uno per uno, e quello che mi è molto molto dispiaciuto è stato quello di tante voci, purtroppo talvolta anche comprovate da alcuni elementi, di un voto un po' mercificato. E io spero che questi episodi vengano comunque individuati nello specifico, e chi ha fatto questo venga perseguito. Ma perché anche, oltre al dato negativo del gesto, questo tipo di consenso viene cercato soprattutto nelle fasce più giovani, nelle fasce più bisognose, e facendo veicolare un'idea del voto che è un'occasione non per cambiare una città, un paese, scegliere un sindaco, ma è un qualcosa di pochissimo valore. E altrettanto la campagna elettorale, che non verte più sui contenuti ma tende a colpire le persone, non è un buon esempio. Quindi se noi ci lamentiamo sempre della lontananza dei giovani dalla politica, del senso di repulsione di molta gente rispetto alla politica, dobbiamo indagare anche le cause di ciò, e questo purtroppo è alcune cause sono proprio queste che io ho appena detto. Avremo senz'altro modo di ritornare sui tanti argomenti di cui già abbiamo fatto cenno,
prima di congedare e quindi di ringraziare di questa sua disponibilità il nuovo eletto sindaco di Sant'Elmo in Colle, vorrei che venga a lui posto una domanda da parte di Francesco Lopuzzo. Perché? Perché è un giovane che frequenta anche Sant'Elmo in Colle e nel programma di Casone c'è anche quella parte che riguarda i giovani. Quindi vorrei far fare a lui una domanda per vedere un po' se c'è qualche richiesta, c'è qualcosa a livello generale che noi, superati i 40 anni, non vediamo più, sindaco. E può succedere questo, è vero? Beh, anch'io ho superato i 40 anni. Io gliene davo 36, ecco. Gli ho dato qualche anno in meno. Questo è, vuol dire che c'è a chi la politica fa bene, ringiovanisce. Ecco. Ora, l'area di Sant'Elmo. Ora i prossimi 5 anni deve fare attenzione, sindaco, a non perdere quello che ha raggiunto in precedenza, perché è pesante l'incarico istituzionale, e quindi le auguriamo di farlo in maniera più semplice possibile, soprattutto con la gioia, perché se si fa qualsiasi attività con gioia e passione, ecco, e con la coscienza a posto, che auguriamo a tutti gli amministratori, non può che sentirsi ancora giovane quando avrà terminato i 5 anni. Allora, Francesco Lopuzzo, il sindaco è a tua disposizione. Mi raccomando, che Anna c'è la bacchetta. E Anna Sant'Elmo in Colle è la patron. Assolutamente. Buongiorno sindaco, innanzitutto auguri per questo risultato. Io ho la matron, chiedo scusa Anna, non volevo rendere maschile il termine, ecco, quello mi è venuto in mente. Ecco, la matriarca è lei. Assolutamente, assolutamente. Prego. Io l'ho incrociata ieri mentre dopo l'ufficialità del risultato e dopo i festeggiamenti immagino rientrasse verso casa, era visibilmente stanco ma felice del risultato, per il quale mi complimento nuovamente. Ho seguito lo spoglio lì a Sant'Elmo e ho avuto modo di notare che comunque è stata un'affermazione netta che, al di là della freddezza dei numeri percentuali, 60%, quello che sia, 60,82 diceva Anna, l'ha vista comunque prevalere in ciascuna delle sezioni. E quindi questo, diciamo, è un risultato emblematico di quanto il suo lavoro sia stato premiato dai suoi concittadini. La domanda che volevo porle, anche collegandomi con ciò che diceva poco fa il direttore, è se in queste ore in cui sicuramente già sono infervorano le riflessioni in ordine alla possibile giunta, ci potranno essere diciamo degli under 30 nella squadra di governo. Se ci sono già riflessioni in questo senso oppure no? Allora, io diciamo di questo, anche un po' per scaramanzia, diciamo, non ho mai parlato, ma diciamo, non ho mai voluto anteporre la questione giunta finché appunto il traguardo non fosse stato raggiunto. Io posso dire questo. Io ho il mio desiderio è quello di fare una giunta politica, perché quando ci sono persone che si mettono in gioco, che prendono il consenso e che quindi rappresentano un gradimento di un gran numero di elettori, è giusto che questi candidati eletti o comunque in ottima posizione abbiano un riconoscimento in termini anche di visibilità. Questo però non deve prescindere da competenze specifiche o capacità amministrative che sono imprescindibili per far funzionare la macchina. Il problema per me non si pone molto per quanto riguarda il dato anagrafico, perché anche se non sono under 30, io ho una squadra interamente giovane, cioè tutti gli eletti diciamo di tutti gli eletti in pochissimi superano i 40 anni, quindi siamo comunque in una fascia molto giovane, quindi secondo me non si tratta di stabilire un'asticella rispetto all'età,
si tratta di scegliere persone che siano rappresentative delle istanze anche del mondo giovanile e devo dire anche che rispetto a queste questioni, le politiche giovanili, io il mio intendimento è di coinvolgere moltissime intelligenze che sono a San Teramo, che anche se non impegnate direttamente in politica o comunque non candidati, sono disponibili a darci un supporto importante con cui ho già parlato e credo che questa sia la cifra. Grazie Sindaco della sua disponibilità, auguri. Grazie a lei. Buon lavoro e ci rivedremo a breve, magari in presenza, per poter realizzare un'intervista e quindi delle immagini lì sul posto. Senz'altro in presenza c'è più affettuosità e lo stesso calore raggiunge poi chi ci segue da casa. Ecco. Grazie Sindaco. Il suo consiglio, senz'altro. Grazie Sindaco, buona giornata. Arrivederci, grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Grazie. E seppur con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, come si suol dire, sull'ora prevista, ci colleghiamo adesso con il Codacons di San Severo, con il responsabile del Codacons della provincia di Foggia, l'avvocato Luca Ficucello. Ben ritrovata, avvocato. Ecco, non si sarà spazientito perché il ruolo istituzionale, l'elezione viene prima di tutto il resto. E poi d'altronde una provocazione la devo fare, avvocato Luca Ficucello. Voi siete abituati ai ritardi dei tribunali, quindi avete, come si dice, il callo del ritardo, avvocato Luca Ficucello. No, o sbaglio, non si può toccare questo tasto? Non sento l'audio, avvocato, bisogna attivare l'audio. Avvocato? Sì, bisogna attivare l'audio. Dicevo, ho toccato una nota dolente, avvocato Ficucello. Allora, intanto ancora buongiorno a tutti, ben ritrovati, un saluto affettuoso a tutti i nostri telespettatori. La pazienza si dice che è la virtù dei forti, a maggior ragione nel nostro lavoro è un must, nel senso che se hai l'incapacità di sopportare tutta una serie di sollecitazioni non sempre positive e a volte non sempre sane per l'equilibrio psicofisico della persona, io dico sempre è meglio cambiare attività. Quindi, a parte, ripeto, che credo fosse doveroso da parte vostra fare un'analisi del voto, soprattutto per ciò che riguarda il vostro territorio, poi ecco, San Teramo è una località che sicuramente ha la sua importanza nello scacchiere territoriale della provincia barese, conosciamo bene anche territori ricchi, territori che hanno sempre dato lustro alla provincia di Bari e all'intera regione. Quindi credo che questo vostro esame e anche il celebrare la vittoria del mio sindaco, al quale se è ancora in linea, bene, altrimenti glielo riferirete voi, faccio pervenire i miei migliori auguri e un bocca al lupo per il lavoro che lo attende. Quindi, giusto così. Allora, avvocato Luca Ficucello, ci fa piacere finalmente in versione un po' più sportiva rispetto alla giacca, alla cravatta e tutto il resto, anche perché pare che si consigli anche negli uffici di lasciare la giacca, di lasciare la cravatta, perché dovendo risparmiare secondo quanto previsto dal Premier Draghi, non è che si può fare la sauna in tribunale, per esempio, da qualche altra parte. Bisogna andare un po' più casual, in maglietta. A me piace andare in maglietta. Quindi che bella notizia mi hanno dato. Quindi diminuiranno l'utilizzo dei condizionatori, quindi si risparmierà energia elettrica e sicuramente aumenterà la temperatura. E per sopportarla maggiormente bisogna andare un po' più leggeri. E quindi la cravatta fa sudare, la giacca anche, la maglietta. Caro direttore, è evidente che la sacralità di determinati luoghi e anche il tipo di rito, il tipo di liturgia che si vada a consumare in determinati contesti preveda il protocollo.
Dress code, però lo possiamo dire senza temere di essere smentiti, un po' i tempi sono cambiati. Chiaramente questo non vuol dire invitare a quello che volgarmente venga definito lo sbracamento dei modi, ci mancherebbe altro In che possiamo. pantaloncini e ciabatte, no, ecco. Guarda, caro direttore, mi rivolgo anche agli amici da casa. C'è su Facebook un gruppo molto simpatico di avvocati, Sì. i quali si divertono, ma nel senso veramente più puro del termine divertimento, di immortalare chiaramente senza far riprendere le parti sensibili dell'essere umano, Sì. riprendono gli abbigliamenti che spesso vengono adottati, ma non soltanto dai professionisti che animino le sedi dei tribunali, ma anche, non so, dei testimoni, di coloro che siano lì perché magari interessati ad una causa. E a volte si vedono delle cose che voi umani neanche credo Non possiate so immaginare. immaginare, ma la fantasia non ha limiti. Ecco, arrivare a tanto credo di no. Non è necessariamente detto che per essere in buona presenza si debba avere per forza di cose la cosiddetta divisa. Io, ecco, sto apprezzando l'abbigliamento che ha la nostra amica collegata, la direttrice, e la vedo in splendida forma. Ecco, e ha un abito semplice, ma al tempo stesso che esalta la sua persona. Quindi, ecco, voglio dire, Però ti do scusa, non è detto che si debba andare firmati da capo a piedi. Peraltro, quello che abbiamo detto poco fa, a proposito del provvedimento di non è un provvedimento di oggi, perché spesso i provvedimenti vengono adottati e poi vengono posti nel dimenticatoio. Il fatto di alzare un po' le temperature all'interno degli uffici per evitare il consumo non è decisione di ora. Ora, questa decisione è riassurta agli onori della cronaca perché lo vediamo tutti noi siamo sostanzialmente nel mese di giugno, prossimo al mese di luglio, ma è circa un mese che stiamo vivendo temperature tutt'altro che consone rispetto alle medie climatiche del periodo a cui eravamo abituati, ce lo possiamo dire senza alcun tipo di problema. Peraltro, se una volta si faceva riferimento alla necessità di ridurre i consumi in forma di prevenzione, adesso l'attualità della crisi energetica è tale per cui non c'è più bisogno di pensare al domani, la crisi è oggi. Cioè a dire, quando vediamo gli invasi più importanti d'Italia praticamente ridotti a della sabbia, quando vediamo le centrali idroelettriche che riducano la loro portata addirittura di oltre la metà, quando assistiamo al fenomeno dei blackout programmati, soprattutto in quelle città dove l'utilizzo dei condizionatori è ancor più richiesto. Quindi non è un problema che affronteremo domani, è un problema che dobbiamo affrontare oggi. Poi sicuramente tutti si porranno questa domanda, ma questa crisi energetica, che a sua volta è determinata dalla crisi del meteo, dalla cosiddetta crisi climatica, a chi è ad imputare? E qui poi andremo ad aprire un vaso di Pandoro che probabilmente non ci porterebbe ad una soluzione immediata. È chiaro che le emissioni che hanno portato alla creazione del cosiddetto effetto serra è un fenomeno che sin dai primi anni 80 fu messo in evidenza dagli studiosi, quindi il problema non è nato oggi. Il problema è nato oltre 40 anni fa, quando l'industrializzazione del pianeta, ovvero sia quando il fenomeno dell'utilizzo degli strumenti industriali fu esteso anche a realtà che prima di allora non avevano mai vista una situazione simile, e penso alla Cina, all'India, al Brasile, cioè paesi che 40-50 anni fa erano sostanzialmente sottosviluppati dal punto di vista industriale. Nel corso di questi anni hanno avuto una impennata nell'utilizzo e anche forse nel consumo esagerato, spropositato di risorse. A questo aggiungiamoci, non me ne vogliate, ma credo che sia la realtà che corra sotto i nostri occhi, il sovrappopolamento del pianeta. Quindi se facciamo 2 più 2 arriviamo immediatamente a arrivare a 4.
Quindi tutta una serie di componenti, tutta una serie di fenomeni probabilmente sottovalutati o forse colpevolmente sottovalutati, che hanno portato ad una situazione che qualche esperto ha detto praticamente oramai di quasi non ritorno, cioè a dire, mentre fino a qualche anno fa eravamo vicini al 90° minuto, usando una parafrasi calcistica, adesso stiamo nei tempi di recupero, cioè a dire fra un po' il direttore di gara farà il triplice fischio e non si potrà più tornare indietro. E allora devo credere a quei registi. Ricordo che c'è un film negli anni 70, caro direttore, tu me lo ricorderai perché facendo televisione sicuramente sarai un ottimo appassionato di cinematografia. Negli anni 70, soprattutto negli Stati Uniti, andava di voga e di moda il filone catastrofico. Le navi che affondavano, gli aerei che cadevano, ve lo ricorderete, l'inferno di cristallo, ve la ricorderete quella saga. E in questa saga rientra anche un film del 73, che aveva come protagonista Charlton Heston, notissimo attore della cinematografia Stelle e Strisce. Ebbene, quel film realizzato nel 73 si ambientava niente poco di meno che nel 2022 e faceva vedere una realtà in cui in pratica il pianeta era una landa solare dove non pioveva mai, dove in pratica le risorse a disposizione dell'essere umano erano ridottissime e solo di appannaggio dei ricchi, e quindi si era prossimi alla fine del mondo. Allora, se un regista nel 73, non stiamo parlando di ieri, stiamo parlando di praticamente 50 anni fa, realizzò quella pellicola che all'epoca poteva sembrare anche fantascienza, e purtroppo bisogna dire le cose come stiano, è stato un facile profeta. Chiaramente la cinematografia spesso enfatizza, spesso favoreggia, spesso amplifica il fenomeno che si vada a proporre attraverso il cinema medesimo, attraverso la cosiddetta pellicola, come si usava a chiamare un tempo. Francesco, purtroppo la realtà è questa. Sì, allora, Francesco, Anna, Claudio, concludiamo questa chiacchierata con l'avvocato Luca Ficucello, con qualche osservazione da parte vostra, perché poi ci rivedremo dopo la pausa estiva con il responsabile del Codacons di Sansevero per proseguire a trattare quegli argomenti che sono di interesse comune ed in particolare per i consumatori. Allora, Claudio, hai sentito del film? Sì, io faccio TV, ma per quanto riguarda la cinematografia ho delegato Claudio, è appassionato di film, di musica, revival, e chi più ne ha più ne metta, quindi è lui che segue le pellicole. Da quando andavamo con appunto le pellicole, sì, oggi siamo con i file, è cambiato tutto. A me piaceva più il film con le pellicole, a me piaceva più fare la fotografia con la macchina fotografica, con la pellicola, dove era il soggetto che faceva la foto a decidere cosa modificare, a mettere la sua arte fotografica nella lente. Oggi è tutto tecnologico. Ah, vabbè, comunque, lasciamo stare questo altro argomento, lasciamolo stare. Claudio, l'avvocato Luca Ficucello ci deve salutare fra qualche minuto. Hai qualche curiosità da porre alla sua attenzione? Allora, innanzitutto riguardo al film citato, credo che intendesse I Sopravvissuti, è questo il titolo. Bravo. Bene, I Sopravvissuti, sì, che comunque, come tanti altri film del passato, stranamente poi negli anni quei fatti raccontati sono diventati realtà, vedi 2001 Odissea nello spazio ad esempio, tanti film, quindi probabilmente qualcuno vede già il futuro. Niente, innanzitutto voglio augurare delle buone vacanze all'avvocato, perché credo che questo sia l'ultimo appuntamento con l'avvocato, quindi sì. gli auguro delle buone vacanze. E ci rivedremo quindi presto,
tutti ben riposati, niente, per quanto riguarda domande, niente, ha illustrato bene tutti i fatti, No, quindi. le vacanze, prendiamo spunto dalle vacanze, perché tutti noi andremo in vacanza e tutti noi consumeremo le vacanze. Speriamo di farlo tranquillamente, Avvocato Luca Ficucello. È chiaro, è chiaro. Il momento dello stacco dalla quotidianità non è soltanto un momento di svago, è un momento di ricarica nell'animo, nello spirito e nel corpo. Cioè, il concetto di vacanza, il concetto una volta si definiva la villeggiatura, che è un termine che sta tanto gli anni 60, ma d'altronde Ferragosto, ferie auguste, quindi voglio dire il concetto del riposo, il concetto dell'ozio, che era anche esaltato il famoso otium letterarium, non è un qualcosa di moderno. Forse adesso il fenomeno turistico ha assunto degli aspetti molto differenti rispetto a quelli che potesse avere, che so, anche fino a 20 anni fa. Adesso c'è un modo di turismo molto più frenetico. Ai tempi, ricorderete, c'era il famoso mese al mare, si affittava l'appartamento in qualche amena località e tutta la famiglia si spostava per stare un mese al mare. Adesso si sta 3 giorni qui, 2 giorni qui, viaggi low cost, chiaramente anche le moderne dinamiche di spostamento degli esseri umani sono diventate tali rispetto anche a 20 anni fa, come dicevo, che permettono a chiunque, anche con costi ragionevoli e non elevatissimi, di poter aspirare a visitare luoghi che una volta erano veramente appannaggio di pochi. Quindi è comunque, qualsiasi essa sia la forma del riposo e delle vacanze, è giusto che tutti ne possano godere. L'importante è che al nostro ritorno, e quindi quando ci riaffacceremo, e sono certo che il direttore non farà mancare la sua richiesta di avermi ancora qui con la ripresa del palinsesto a settembre, ci auguriamo che al ritorno da queste nostre meritate vacanze non si debbano trovare brutte sorprese, perché l'aria che tira non la vedo tanto per la quale, ecco, come direbbe qualcuno. La vedo abbastanza pesante, le prospettive non sono certamente buone, i fondamentali dell'economia stanno a documentare che c'è una grossa difficoltà nel riequilibrare gli asset e quindi nel rimettere in stato di autonomia l'economia, non soltanto nazionale, ma io la definirei dell'economia planetaria. Chiaro, questi sono concetti che l'uomo della strada non può comprendere, ma non perché non sia in grado di poterle comprendere, ma perché sono più grandi di lui. Cioè, queste sono decisioni che devono essere prese da coloro che gestiscono il cosiddetto potere. E qui torniamo alla cinematografia, che spesso, seppur, ripeto, romanzata, seppur a volte in modo esagerato, ma questo chiaramente lo si fa per cogliere l'attenzione del pubblico, spesso ha anticipato temi e fatti che poi nella realtà si sono ripresentati sostanzialmente nella stessa fattura. Quindi ecco, godiamoci le ferie, ma sempre con un occhio attento a questi fenomeni dell'economia internazionale che non ci fanno dormire tranquilli. Francesco. Sì, abbiamo parlato della crisi energetica, abbiamo parlato e lo abbiamo ripetuto delle ripercussioni che la stessa sta avendo e continuerà ad avere sull'economia a 360 gradi. Ecco, io molto rapidamente volevo chiedere, in previsione dell'estate e di eventuali manovre governative che sono state in maniera più o meno sibillina annunciate, che cosa si aspetta il Codacons, che cosa si aspettano, tra virgolette, i consumatori in questo senso da parte del governo? Allora, intanto partiamo da un presupposto che io definirei indefettibile. Il Codacons, io chiaramente parlo a nome della sede che rappresento, ma ritengo di poter estendere questo mio sentimento alla sede nazionale e a tutte le sedi che quotidianamente assistono i consumatori nel reagire e nel resistere, così come prevede proprio la nostra liturgia, resistere alle ingiustizie quotidiane. Noi monitoriamo quotidianamente, il nostro direttore lo sa perfettamente, abbiamo un centro studio a Roma che si occupa di studiare approfonditamente tutte le manovre, tutte le disposizioni di legge che riguardino il mondo del consumatore tout court, quindi noi siamo sempre pronti alla reazione. Chiaramente per reazione si intende una forma civile, secondo quello che prevede la legge e soprattutto
senza dover danneggiare ulteriormente il consumatore. È chiaro che noi come associazioni, parlo per il Codarat, ma penso di poter estendere questo concetto anche alle altre consorelle, la nostra è una funzione di controllo, di monitoraggio, anche consultiva, laddove la legge preveda che si aprano dei tavoli di concertazione ai quali debbano partecipare le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, ma oltre non si può fare, perché è chiaro, chi ha il nocciolo in mano della questione è il legislatore, cioè colui che dovrebbe adottare provvedimenti tesi a salvaguardare l'interesse del cittadino, nel rispetto anche dei principi che prevede la Carta Costituzionale, perché sempre da lì dobbiamo partire. Per cui l'auspicio è che si eviti quanto più possibile di introdurre manovre tampone, cioè la classica pezza a colori che in quel momento sembra possa aver alleviato i problemi del cittadino, ma poi all'indomani diventa oramai obsoleta. Cioè più manovre strutturali e non piuttosto che manovre tampone. Questo è il nostro auspicio. Anna. Sì, intanto anche io auguro buone vacanze, anzi buona villeggiatura all'avvocato. E poi un consiglio estivo da rivolgere ai consumatori, qualche piccolo consiglio per una vacanza serena, per non essere, come sempre succede anche durante le vacanze, qualsiasi tipo di problema. Insomma, sappiamo che i consumatori molto spesso si lamentano di aver prenotato magari un albergo e poi trovare tutt'altro, insomma si incorre in problemi di questo tipo. Quindi che cosa deve fare il viaggiatore? Ecco. Allora, intanto non credere alle favole e non cadere in facili illusioni, perché si diceva una volta, e credo che questo adagio che io stia per pronunziare valga ancora, chi più spende meglio spende. In che senso? Questo non vuol dire che si debba scialare, ma al cospetto di offerte palesemente prive di ogni fondamento, la prima cosa da fare è sincerarsi che si tratti di offerte veritiere. Cioè non posso pensare di poter acquistare una BMW nuova a 5.000 euro, tanto per intenderci. Quindi innanzitutto rivolgersi, ecco, nel caso ci si voglia rivolgere ad agenzie di viaggio, ad agenzie qualificate che facciano parte dei circuiti anche delle camere di commercio, delle associazioni che monitorano il modus operandi dei loro iscritti e soprattutto arrivino anche a sanzionare quei soggetti che in maniera più o meno infedele, solo per un loro tornaconto, decidano di proporre dei prodotti farlocco ai turisti purtroppo un po' più ingenui, mettiamola così, laddove ci si rivolga alle agenzie. Ma noi lo sappiamo perfettamente, oramai va molto di moda prenotare tramite i sistemi online, e anche lì, prima di rivolgersi a Tizio piuttosto che a Caio, informarsi, interessarsi, chiedere credenziali. Va detto che anche le cosiddette recensioni che spesso noi troviamo a corredo di alberghi, ristoranti, luoghi ricettivi, hanno il loro peso. Io sono convinto che siano tutte veritiere, perché non possiamo pensare che 1.000 recensioni siano tutte telecomandate. Quindi anche quello è importante, cioè è una sorta di mutua assistenza che venga a sorgere fra i singoli consumatori, come a dire: lì mi sono trovato bene, ecco, si dice luogo consigliato, lì io invece no, quindi state attenti. Poi è chiaro, ognuno di noi ha una propria sensibilità, ognuno di noi ha una propria accortezza nel saper scegliere una località piuttosto che un'altra. Però ripeto, quello che conta, ma credo che non sia soltanto fondamentale laddove si decida di scegliere una località piuttosto che un'altra, un luogo ricettivo piuttosto che un altro, io credo che oggi quello che conti, e le possibilità ne abbiamo a iosa, sia l'informazione, sapersi informare. Laddove questa informazione per alcuni possa essere considerata insufficiente o non compatibile con le proprie esigenze di viaggio e non, ci sono le associazioni dei consumatori che sono in grado di poter dare le giuste indicazioni.
Grazie all'avvocato Luca Ficucello anche per le parole di stima e riferimenti nei miei confronti e naturalmente ci rivedremo a breve perché come ben sappiamo i momenti difficili stentano a passare, quelli belli come quelli delle vacanze volano via e quindi avvocato Luca Ficucello. Tra un po' ci rivedremo, non ti devi preoccupare. Noi non ci preoccupiamo mai. Ecco, prima è lei istituzionale, adesso devo dire non ti devi preoccupare perché noi ci rivedremo a breve. Quando meno te lo aspetti, tacco un collegamento. Magari dalla spiaggia, sotto l'ombrellone, una necessità, un telespettatore, un'esigenza, noi tac. E perché no? E perché no? E perché no? E certo, dobbiamo essere sempre pronti, avvocato. Sospeso, non interrotto, sospeso. Sospeso, grazie all'avvocato Luca Ficucello della sua disponibilità e di tutto. I nostri amici che ci ascoltano da casa, i nostri compagni di viaggio che rivedo sempre con estremo piacere, un abbraccio forte e arrivederci a presto. A ben rivederci, grazie, un caro saluto. Grazie a voi, grazie. E allora, Francesco, dici se c'è qualche novità, così poi andiamo a Claudio e concludiamo con Santeramo, con Anna che ha da dirci qualcosa in particolare. E allora, Francesco, dici sì, tu, hai prenotato le vacanze? Non ancora, non ancora. Devi far presto, sono devi far sempre presto. Uno dell'ultimo altrimenti secondo. Resti insomma in auto quest'anno. Bisogna muoversi. Assolutamente, leggevo, apprendevo che hanno commentato oggi è venuto a mancare Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, un grande imprenditore, un grande volto dell'imprenditoria italiana che ha cominciato, diciamo, il suo percorso dal nulla, fondando poi piano piano quello che è diventato uno dei più grandi imperi a livello mondiale nel settore dell'ottica. Claudio, è andato già a pranzo. Eccomi, sono qui. Allora, mannaggia, te subito ne approfitto. Quanto riguarda la triste notizia del noto personaggio, volevo aggiungere che aveva origini tranesi, mamma di Trani, poi si è trasferito a Milano negli anni dove ha fatto fortuna. Tanti pugliesi hanno fatto la fortuna del nord. Sì. Per dare qualche informazione in più sull'argomento. Mentre per quanto riguarda altre notizie, c'è quella tragica dell'incidente stradale di ieri sera che ha visto la morte di padre e figlia, entrambi residenti a Cassano delle Murge, rientravano da Milano dove la donna insegnava, quindi rientravano a Cassano per trascorrere le vacanze. Purtroppo sulla 14 è successo quel che è successo, hanno perso la vita. Lei sul colpo, lui invece poi è deceduto in ospedale. Poi per quanto riguarda c'è l'emergenza caldo, in questi giorni si prevedono temperature molto alte, anche fino a 40 gradi nella nostra città, e quindi bisogna seguire i classici consigli degli esperti, ovvero non uscire nelle ore più calde della giornata, se poi si è costretti ad uscire, e proteggersi con occhiali da sole, e stare il tempo possibile all'ombra, bere tanta acqua, questo è molto importante, evitare bevande gassate e ovviamente liquori. E per quanto riguarda l'alimentazione è importantissimo mangiare tanta frutta e verdura, e questo è molto importante e nel caso... Quindi la cosa più principale, ripeto, è quella di bere tanta acqua. Dobbiamo soffrire ancora il caldo per diverso tempo. Rispetto agli anni precedenti sembra che la temperatura sia aumentata di almeno un 5 gradi. Quindi la temperatura si sta continuamente alzando nel tempo. Non si prevedono dei periodi positivi nei prossimi anni, se la tendenza sarà questa... di questi continui aumenti di temperatura. Mi dispiace dover dare queste notizie, non notizie positive, però purtroppo sono i fatti. Anna, e allora armiamoci di ventaglio, Anna. Ce l'ho sempre. Eccolo qua. Niente, Gino, noi, ho detto, è stata una nottata, ieri sera abbiamo visto il nuovo sindaco, speriamo che
vogliamo vedere i fatti, insomma abbiamo bisogno di attenzione per questa città che l'ultima gestione è stata encomiabile per quanto riguarda la spesa, perché sono riusciti a tenere le casse comunali in ottimo ordine, anzi non succedeva da 40 anni lasciare inattivo le casse comunali. Per il resto insomma bisogna attivarsi, bisogna essere presenti sul territorio. Quindi non ho da aggiungere altro se non di augurare a tutti quanti un buon proseguimento di giornata. Sì, perché noi ci rivedremo prossimamente e quindi concludiamo così questo nostro contenitore odierno di Liberamente Parliamo. Ne ringraziandovi. Gino, scusami, volevo puntualizzare un errore per quanto riguarda la notizia dell'incidente avvenuto sabato, non ieri, sabato sera. Sabato sera, l'incidente che ha riguardato... In tarda serata. Sì, quando facevi riferimento all'A14 a Cassano delle Murge. Sì. Bene, e allora ci congediamo da voi, ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno seguito, che continueranno a seguirci anche attraverso le pagine, la pagina Facebook Telemaig, il canale YouTube sempre Telemaig. Continuate a inviare le vostre segnalazioni e a scriverci o a inviare file, immagini, video a numero 351 931 9265. Un saluto a voi tutti, grazie.